Cippo, fuga, manette. Tutto in 500 metri e in 5 minuti. È quanto avvenuto ieri sera in via Bonomelli. Il fatto è accaduto intorno alle 22.30. Due scippatori hanno preso di mira una signora di 54 anni in compagnia della madre 80enne. Con una Hyundai grigia, i due giovani hanno affiancato le due donne che erano a pochi passi da casa. Il passeggero dell'auto è sceso e ha strappato la borsetta. Poi è subito fuggito con il complice verso la stazione. L'allarme è stato immediato e una pattuglia delle volanti della polizia che si trovava in zona è intervenuta. La macchina è stata intercettata in via Bono, l'incrocio di via Tommaseo, 5 minuti più tardi. Per i due complici sono scattate le manette e questa mattina il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Si tratta di due giovani immigrati, entrambi incensurati, un romeno di 29 anni residente nel Cremonese, il guidatore, e un albanese di 21 anni residente a Romano di Lombardia, l'autore dello scippo. L'auto risulta invece intestata a un italiano, probabilmente un prestanome estraneo al colpo. Secondo la polizia potrebbero essere anche gli autori di due rapine avvenute nei giorni scorsi. Stiamo valutando appunto la possibilità che possano aver commesso altri scippi, perché in altre occasioni, soprattutto nel caso di una rapina, uno scippo poi diventato rapina e danni di un ragazzo del Pony Pizza, un altro scippo che era successo invece a Gorle, in data 2, quindi pochissimi giorni fa, è stata proprio segnalata un'autovettura grigia. Il piano di controllo del territorio serve appunto a prevenire e reprimere i reati proprio sul territorio, in particolare appunto queste rapine, furti, borseggi, scippi.